Amici di Teleauno, ci troviamo quest'oggi a Schiavonea, in una zona storica di Schiavonea, nei pressi della Madonnina, ove sorgeva uno storico, neanche a farla apposta, lido da Michele, molto caro alla comunità del borgo marinaro e turistico di Schiavonea, che appunto è la frazione turistica per eccellenza della città di Corigliano Rossano. Siamo qui per testimoniare, dare atto di una positiva, significativa novità che si registra nell'interesse non soltanto di tutta la comunità residente della cittadinanza, ma anche appunto dei villeggianti, dei turisti, di quanti anche provengono dai comuni vicinori e non solo, per trascorrere le proprie vacanze qui sulla costa ionica. Perché sabato prossimo aprirà infatti i battenti una nuova struttura turistica. Si tratta del Frida Beach, un luogo che prende il nome proprio dalla omonima, celeberrima artista, il cui ricordo è rimasto impresso nelle menti e nei cuori di tanti di noi. Frida Beach, che nasce su impulso, su iniziativa della famiglia Aversente, fratelli Aversente che sono da sempre impegnati nel solco di quella che è stata l'opera, l'attività dell'indimenticabile commentatore Giorgio Aversente, in più svariati campi dell'imprenditoria, del commercio, delle attività produttive, e quindi che hanno deciso di investire tempo, energie, creare fonti occupazionali per anche alcuni giovani del luogo, proprio dando vita al Frida Beach, un lido, uno stabilimento balneare immerso nel verde. Un lido che ha come colori dominanti il bianco e l'azzurro e che è l'ideale non soltanto per i giovani che scelgono appunto la nostra spiaggia per trascorrere le proprie vacanze, alcune giornate all'insegna del relax e dell'aria aperta, ma anche per intere famiglie. Un lido pensato a misura di bambini e delle famiglie. Perché? Innanzitutto spazi verdi, quindi oltre a una grande disponibilità, numerosa disponibilità di ombrelloni, che naturalmente comunque sono stati ridotti rispetto alle cifre iniziali proprio per tenere conto delle misure di contenimento dettate dall'emergenza sanitaria Covid-19, quindi rispettando tutte le più rigorose, rigide regole, osservanze della pandemia, quindi di distanziamento sociale. Dicevamo per le famiglie e per i bambini, perché non soltanto si pensa davvero a tutti, innanzitutto una passerella per le persone diversamente abili, che quindi permette di arrivare in spiaggia all'insegna della più grande comodità e senza alcun disagio per le famiglie. Immersa nel verde perché davvero c'è una serie di posti ideati per soggiornare, per sedere, per giocare insieme appunto bambini, famiglie, giovani nel verde. Basti pensare che presso questo posto, il Frida Beach, sarà possibile anche pranzare. Il lido sarà aperto dalle 8 del mattino alle 20 di sera e già da sabato, ripetiamo, sarà possibile qui pranzare con una cucina con prodotti tutti rigorosamente del posto, presente proprio qui, quindi sarà a distanza di pochi metri, cotto e mangiato. Tanti tavolini immersi nel verde, a due passi dal mare, vista mare, in questa, lo ripetiamo, caratteristica zona di Schiavonea storica, molto cara alla comunità cittadina, dove appunto sarà possibile quindi degustare ottime pietanze. Dobbiamo dire che un'altra cosa che ci ha stupito di questo luogo, oltre, lo ricordiamo, la cura del verde quasi maniacale e i colori bellissimi, il fatto che è possibile mangiare anche del pescato fresco ed altre cose, è una serie di gabbine davvero molto belle, molto eleganti, che davvero garantiscono non soltanto la salute, la sicurezza, la pulizia dei bagnanti e il decoro dell'intera struttura e della zona, ma che ricordano anche rinomate località turistiche che comunque nulla hanno da invidiare alla nostra Schiavonea e al Frida Beach. Frida Beach è quindi un luogo che è destinato a far parlare di sé per la vivibilità, per le ottimali condizioni dell'offerta turistica che appunto garantisce a tutti quanti, per il fatto di essere stato pensato con un design moderno, innovativo, al passo con i tempi, molto elegante e al contempo anche semplice e funzionale, il che non è un paradosso, non è una contraddizione, ma è davvero una contemperazione fra questi diversi fattori, proprio per essere pensata e vissuta da tutti quanti, lo ripetiamo, giovani, famiglie, anziani, bambini. Frida Beach, lo ripetiamo, aprirà qui sul lungomare di Schiavonea, nei pressi della Madonnina, ove sorgeva appunto lo storico lido da Michele, un'iniziativa encomiabile, lungimirante, che è stata appunto partorita, lo ripetiamo, dalla famiglia Aversente, non certamente nuova ad investire su questo territorio, a creare fondi occupazionali, a
offrire prospettive di sviluppo, in questo caso anche turistico, oltre che nei svariati campi, a quella che la cittadinanza e un territorio che meritano davvero di essere valorizzati e riscattati per come dovrebbe essere. Noi continueremo naturalmente a seguire quale sarà l'evolversi anche, diciamo, di tutte le iniziative che verranno messe in campo da questa struttura, che siamo certi accoglierà il favore, l'interesse, come già sta suscitando tanto interesse e tanta curiosità, dell'intera cittadinanza e non solo. Complimenti quindi alla famiglia Versente per questa bellissima iniziativa e appuntamento con tutti dal 1 luglio al Frida Beach per trascorrere un'estate diversa e soprattutto all'insegna della sicurezza, della pulizia, del decoro, del verde pubblico.